si può dire che ogni volta il meeting si dà una formula più ambiziosa, e questa lo è molto, lo è particolarmente. Le forze che muovono la storia sono anche quelle che rendono l'uomo felice, che sembra essere più un'invocazione di un bisogno, di una necessità, che un giudizio su ciò che è accaduto. In ogni caso io penso che si possa partire da un punto, cioè dell'esperienza umana, e questa esperienza umana nella costruzione di una comunità che si proponga di cambiare il destino dell'uomo e il mondo, la sua organizzazione, in quel processo vede gli uomini che compongono quella comunità guardare alla propria felicità come realizzazione. Un popolo in cammino che vede la possibilità di realizzarsi di quelli che lo compongono. E forse più un'aspirazione, ma come un'aspirazione ci può indicare un cammino.